Abbiamo la scrittrice Graziella Granata, alla quale chiediamo alcune cose su Fernandello. Fernandello era un personaggio molto riservato, una persona molto schiva, però simpatica nel suo genere. E una volta al ristorante mi offrì dei polpi, cosa che non faceva mai con nessuno, per cui rimase talmente questa cosa in... così, furono colpiti tutti da questo omaggio. E allora, così, diciamo che ci furono delle chiacchiere. Sull'episodio dei Fernandel, sì, e dei polpi. Una cosa, sì. Tra me e lui, di polpi, semplicissimo. Era un personaggio abbastanza misantropo, abbastanza un po'... Era solitario, sì, non amava molto la compagnia, credo, del pubblico, però... Con noi attori, diciamo soprattutto noi giovani, era abbastanza generoso nell'insegnarci, nell'aiutarci, perché insomma non era poi facile recitare con lui e con Giro Cervi. Ho fatto due film di Fernandello, ho fatto Il compagno Don Camillo e poi l'ultimo che era il Don Camillo e i giovani d'oggi, che poi non è stato terminato. Praticamente avevo quasi terminato tutte le mie scene. A Fernandello mancavano credo due, tre, e poi si ammalò naturalmente e non poté finirlo, però registrò tutto il dialogo e praticamente avevano pensato poi nel momento del doppiaggio di mettere alcune scene che aveva già registrato e girato, volevano cercare di riprenderle, poi naturalmente non se ne fece più niente, non so quale ragione. Certamente il film era praticamente quasi finito. E questo film non si trova più? Mi hanno detto di no, io ho visto qui nel museo che ci sono varie fotografie, infatti ce ne sono molte delle mie, e mi hanno detto che lo stanno cercando, forse in Francia c'è ancora una copia, così mi hanno detto, però non ne sono sicuri. Sarebbe bellissimo, sì, perché sarebbe... il fondo del film è quasi finito. E devo dire che tutto il paese era particolare, perché proprio partecipava a questi film. Io credo che ci siano tutti, che tutti siano stati ripresi da piccoli un po' più grandi, sì, poco grandi, che siano tutti in questi film.